Mi scusi, non è che mi farebbe un po' di setting alla mia bici da corsa? Cosa dice il tuo, il tuo ditometro? Il tuo acciaio? Prendi anche tutto il bene? No, qua c'ho la, guida, guida interattiva per Sanremo. Pensavo chiamassi la NASA. Sai... Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo e direi ventoso video. Abbiamo già un principio di assideramento, il nostro buon Walter sta perdendo le sue funzioni principali. C'è il nostro buon Pialo che ha dimenticato i baggy e il lungo. C'è una Rebi che anche lei faceva, faceva la grossa stamattina parlando di ciclocross, freddo, adesso si sta congelando. C'è Jacopo, Alex, Danny, c'è il nostro buon Marco Radio. Sono tutti insomma. Io ho messo... Cosa hai messo? La maglia termica da sci di fondo. Va bene, con questa bella premessa di freddo e gelo si parte. Ragazzuoli, come avrete capito dalla copertina, siamo qui a Milano Sanremo. Ovviamente non corriamo, sarebbe il caso. No, Revi. Ma non corriamo inteso come io e il Pialo, eh. Secondo me si offendono questi atleti subito. No, ma subito, No. La gara, no, oggi. Che gara? Pre-gara per domani. No, oggi la punti, eh. No, indietro, eh. Ascolta, ma tu non hai mai corso? Il sabato prima della corsa si va a fare lo scarico, si va a bere il caffè e poi si torna a casa. Come la qualifica che da punti questa. Dici? Sicuro. Dici che bisogna dare un po' di gas per fare ritmo? Sempre. Non ascoltiamolo. Continuiamo con le nostre tradizioni. Ma hai notato che il vento è cambiato, Alex? Che tira da là verso in qua, ma noi dobbiamo andare da là verso... Allora andiamo in là. Torniamo in giù, sì. Andiamo verso Genova. Non torna il vento dall'altra parte. E quindi niente, andiamo a farci questa pedalatina come l'anno scorso. Facciamo da Varazze fino a Sanremo, appunto, facendoci gli ultimi due poggi. E direi il caffettino. Viene molto spontaneo. Se non l'avete notato, oggi ragazzi c'è una leggera brezza. Leggera. Vieni in Liguria, ti divertirai. Ci sarà il sole, caldo. Mare, bel tempo. Attenzione, Marco si rimette il piumino. Freddo in culo. Cazzo, ma guardate i dettagli che fanno davvero i pro. Garmin leggermente rivolto verso il basso. No, secondo me è arrivato così l'attacco, l'ho messo. Sì. Come quelli veri l'hai messo. Oh! Già 38 all'ora. A fuoco. Io ho già trovato le ruote giuste, da lì. Sono anche sviluppato. Sì, abbassa, partiti. Li vediamo a Sanremo. Io resto in questa bolla senza vento che mi va benissimo. Io punto la ruota di Walter e Rebi e basta. Dai Diego. Le ruote quelle giuste. È già primo strappo. Sì, ma Walter c'ha l'elettrica oggi, Infatti. Cioè, se va. Hai visto che roba, Rebi? Te l'ho detto che si allena di nascosto, È finita la magia. È quasi magia, Walter. Attenzione, lancia il guanto di sfida, ma nessuno lo raccoglie. Se vuoi c'è un negozio di bici che da consigliare qui più avanti. Hanno un sacco di catene nuove. Devi stare più appallati. Appalliamoci. Pialo a tutta. Avanti a fare il ritmo. Intanto gruppetto Brescia. E si riprende anche un Loris. Ti ha già fatto saltare Loris? Salta Loris con la macchina. Aia. E poi una signora con i cani a guinzaglio. Perfetto, direi. Quindi hai detto voglio sopravvivere. Voglio andare a fare la pedalata di coppa. E fu così che Loris disse che è più pericolosa una pedalata tra amici a Sanremo che una gara di coppa. Esatto. Che microclima c'è sotto quella gabba. Io patisco il freddo. Stai facendo un muschietto per... Sto da Dio. Tifosi. Abbiamo consegnato la giacca al fotografo. Adesso si può menare per davvero. Se non vogliamo via prima, ovviamente. E si rientra così. Mamma mia che gas. E qua c'è il luogo del ricordo, dove la catena mollò e si ruppe malamente. E torna anche un Marco Aurelio Fontana. T'a posto, Marco? Jacopo già è andato. Jacopo è già arrivato, ha fatto anche la doccia. Pisce. Io so, se non mi tiravo un pezzo ero giù ancora. Davvero? Avevo sotto un quarto d'ora. E mi sono fermato a fare i video di quattro che pescava l'acqua. Ah, è quello. Tarok. Ho appena realizzato che io e Walter siamo team magri di questo camp Oakley. Team magri, gli altri. Il team per.
c'è solo paracadute. Performance. E ripartiamo dalla prima asperità di giornata. Gruppo compatto, oggi si pedala tutti insieme. Incredibile ma vero, signori. Incredibile ma vero. Infuocatissimo. E si arriva ad Imperia. Imperia siamo qua, no? Loris, è Imperia questa? Mamma quante ne so. Guida turistica Zigliani. Se proseguite dritto potrete ammirare centro storico. Ma quanto mi sembra strano, Walter, essere arrivato qua dritto, senza soste, senza meccanici. Walter ha dato la faccia per dire che hai problemi sopra. Perché se esci dal sentiero poi c'è gufo. Quando tu vieni a pedalare a Sanremo e tu esci dal sentiero rompi catena, è pericoloso. Beh, ma ci siamo dimenticati del meme più bello di tutti però, Walter, perché la prima frenata e la seconda di Gideon andare piano. Poco casino oggi sulla strada, ma gruppo compatto. Tratto significativo che c'è Diego davanti a far l'andatura. Tutto da dire. Attenzione, Diego che salta. Ale, Diego. Ma quest'anno, l'anno scorso, non è tutto così. L'anno scorso ci presta, oggi poggio. L'anno prossimo cammello qui. Pedali. Oh, senti che bella bolla qua di aria. Mi sembrano tutti troppo compatti oggi, Revi. È strano, è strano. Ma sai perché? Ci stanno tenendo. Ah, dici che è ancora peggio. Cioè, ancora peggio. Appena vedremo l'indicazione. Svolta a destra? Sì. È la fine. Sì. Sentirai ta 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 ta. Basta andare dritto e non fare la salita. No, beh, la facciamo, dai. Si fermeranno in cima? Ma poi noi lo facciamo, perché così almeno in cima non prendiamo aria. Arriviamo, ripartiamo. Noi siamo attenti a quelle cose lì. Poi se la faccio tutta mi viene un po' di tosse, non riesco a parlare nei video, è un casino. Ma che andatura, signori, 35 all'ora e non sentirli. Lo so, è la potenza della Santa Cruz del Pialo, eh. Ale con le salite, adesso sì che ci divertiamo, eh. Guarda Jacopo, è già a fuoco. Ale e Walter, compagni di avventure. Intervista caldo all'attacco della cipressa. Ah, per adesso vento nel culo. Potremmo fare una serie animata sulle nostre avventure, Walter. Walter e Zina, il fantastico mondo incantato. Com'è, Walter? Bene. Sono contento di partecipare a manifestazione biciclette. Tutto il vento che non abbiamo preso prima, no, prendiamo adesso. Male che non posso sentire il paracavo. Bastardo. Stai qua, non ti offendere, sei comodo, C'è stato un risucchio così, eh. Avete un bicchiere di vino che avanza? Vengo. Chiaro, pensa che qua vengono sui 30 all'ora. 25 all'arrivo, signori. Ale Mirko! Ale con i VAT! Adesso abbiamo il power boost. Cambio vento. Nel culo, scherzavo. Con due. Oh, Revi. Ho notato? Vabbè, c'è chi pesa la metà di me. Tutti incendiati. Capito che la forza capito male, Revi? Quanto manca poi? È lì così. Allì, Loris. Andiamo. Abbiamo aumentato. Ah, siete voi davanti, eh. No, tu devi capire, Revi, che il pialo ti fa la mezza. Ma è sì. È vero. Il pialo è il peggiore. Lui ha imparato ad andare in bici da chi fa la mezza e va a colpi, quindi c'è il top. Poi tutti i figli di lui, cosa che te l'ha detto? La curva è finita. Sì, sì, sì. Finissima, fai così, destra è finita. Ultimi metri, attenzione, gruppetto Brescia che viene attaccato dal local di Sanremo. 1,8%, si sale comunque e arriva anche il benestare del vento. Scherzavo. Bella, bella però sta salita, Non l'avevo mai fatta. L'anno scorso non l'ho fatta. Così è, sono raccomandato. Io vado 50 euro sul pullman. Gli dato un cinquantino così fanno il tifo. E si arriva allo scollino. Ma che robetta? La Madonna, cosa c'è lì? Io una birretta me la farei, Ciao. Birretta, Marco? Poi se no sul poggio è un casino, Piccola, veloce. Al boom. E niente, si va di aperitivo dopo il primo scollino. Va, che servizio. Grazie. Salute. Siri, questo è un bel gesto. È un bel gesto. Grazie mille. Questo è veramente... Bel gesto. Salute. Attenzione, benvenuti cipressa. Ale. Ma che sventagliate. Merda. Non potete capire la difficoltà nel fare le curve. È proprio le sventagliate peggiori della vita. Neanche avessi sulle ruote profilo 80. A fuoco. Adesso arrivano delle curve bastarde della discesa. Mamma.
mamma mia. Piccato questo continuo cambio di vento, è bastardissimo. E si ritorna in statale a fuoco, dietro la cipressa. Andiamo a riallacciarci al gruppo. La morbidezza ai 43 all'ora. 15 all'arrivo. E il drappello di uomini, impavidi eroi che cavalcano sui i capi liguri. Duria asperità sulla costa baciata dal mare. Erroraccio signori. Andiamo sulle ruote che contano. Attenzione, siamo su un Danny Lupato. Che gamba signori. Calzettino rosso fuoco. Ovvio. Mi sembrava palese. Wolf ha già fatto il lavoro. Lascia. Lascia la fatica agli altri. Vuol dire che la strategia punta tutto su Marco Fontana. Sta coperto per gli ultimi chilometri e si entra nel territorio di Sanremo. Gente con quattro zaini. Portale. Mortale. Saltato. Piega aperta, puttana. Riprendiamo un po' di energie per la salita del poggio. Finisce anche la zona di approvvigionamento. Abbiamo perso terreno sullo scollino. Male. E si va col poggio, signori. Attenzione, vedo un pialo all'orizzonte. E c'è anche una Rebi. Alle Rebi. Dai che mancano 8 km. Dai. Voglio che è una curva sul freno, Devo essere troppo forte. Sì. Immaginavo. Aumenta un po' pialo. Aumenta. Ehi, Veggio! Che numero! Là sono matti, Ma qui già sono andati su a 400 watt medi? Più! Okay. Vabbè! E intanto sotto Sanremo! Ciao! Tira fuori il panetto! Panetto! Panetto con la salamina! E nessuno che risponde! Ah, però qua, sta già tornando! È già finita questa qua! Che gas che c'ha quell'uomo! Troppe Dakar! Senti cos'è di salamina? Puttanis! Grande birrino numero 2! Birrino numero 2? Birrino! We fight for birra! Niente birretta, sono già tutti qua! Comunque siamo sul poggio e ora discesona, ultimi chilometri! Ma tanto quello che conta arriva adesso! La gara vera! Gara vera! Sopra Sanremo! Perché oggi siamo andati veramente a fuoco! Primo tornantino! Prova l'ingresso, ma allarga e lascia la porta libera. Inizia di motore, Giuliani! Attenzione! E si ricompatta il gruppo. Attenzione! Il gruppetto di testa va a chiudere la discesa. Si lancia a capofitto sugli ultimi metri di questa Sanremo. Attenzione, il terzetto di testa. Si chiude dal terzetto di testa è là, però. Sì? Non chiudi? E siamo all'ultimo chilometro! Potremmo fare la rallentatore, butta sull'11! È giusto per fare lo screen per YouTube, fai così, fai la faccia brutta! E poi invece quando vedi le volate dei prof sono così in faccia! Sì. Ho capito, dico, ma tu? Fermi tutti! Ostia! Siete troppo! What happened? Voi non fate parte del gruppo YouTube! Come no? No! Come no? Dove è la macchina di scorta? Dov'è? Dov'è il capo? Dov'è il capo? Dov'è il capo? Allora il capo! No. I raccomandati qui, brutta gente! Buon arrivo ragazzi! Fate una gran volata! Attenzione, volata a 50 metri! Si guarda dietro, mette il rapportone e Walter va a vincere! Va a vincere! Che arrivo signori, che arrivo! Quest'anno! Grande lavoro di squadra, è stato bello, grazie! Che gas signori, che gas! Fili! Dimmi!
Ci siamo? Ho già anche con il mio youtuber preferito. Ehi là. Dopo Erwin. E dopo la fatica, ovviamente, pausetta, birra sulla strada verso il ristorante. Ah, comunque volete sapere una bella cosa? Andremo a fare un bel video in moto insieme a questo personaggio qui. E ci farà prendere un sacco di cartelle. Preparati. Grazie Jacopo. Spero che la moto non sia tua. Basta, la ringrazio, no, buon uomo. Ah, non la bevi tu? Non posso dirlo. Non puoi dirlo. Filmando, chi sono? Tua mamma non vuole? No, lui non la prende. Anche tua mamma non vuole, eh? Oh, salute, salute. Ah! Troppo atleta. Spritz e birra, Jacopo. Oh, ma lo facevo convinto, ma dopo che ha finito il poggio, basta, Jacopo c'è andato dentro, sì. Festa. Sai perché? Perché non è riuscito a starci dietro, quindi la delusione era tanta. Ah, ma infatti chi è che ha vinto sul poggio? Ah, così Giovo insieme, con le mani alzate. Tutte... Sì, però hanno fatto la fagianata, eh. Cioè? Fagianata alla partenza, così. Se non sei pronto a star. Ma poi hai visto che allungo che ha fatto sul piano prima del poggio? Ho dato tutto lì, apposta, sono andato a chiudere su Wolf perché non mi fidavo della scuderia, Tutta tattica lì, E poi ho riattaccato subito. Salute, salute. Salute, salute. E intanto, Toto triste. Bella voce. Poverino Toto. Raga, gli antipasti erano buonissimi, ma non li ho filmati. No, però erano buonissimi. Erano buoni. Sì. Adesso fortunatamente abbiamo la bavaglia, possiamo mangiare finalmente i primi. Giusto perché gli antipasti erano pochi. Comunque la pasta allo scoglio dopo 7 antipasti è devastante. Avremo dei problemi a finirla. Ma comunque è devastante anche la tua perché è una quantità. Carbo è importante. L'importante è che non ci sia nient'altro dopo. E intanto là, 50 all'arrivo. E niente, si va all'arrivo. La Rebi scalpita, a lei Rebi che andiamo a fare le storie. Vuoi la potina? Vuoi la potina, Jacopo? Grande Jacopino che si fa la potina. Due passioni a confronto, Formula 1, ciclismo. Quanto manca, 7-7-6, attenzione. Intanto qua Q2, arrivo. È una situazione difficile. Troppe passioni, troppo poco tempo per viverle tutte. Momenti di tensione? Cosa ti avevo detto? Sì, le gare si fanno in discesa. Cosa ti avevo detto? Scusi, posso fare una foto con lei? Scusi, ti stavo già dicendo. Dov'è? Dura. No, carissimo. E niente, ragazzuoli, questo video finisce qui. Puoi fare una foto con lui? Qui. Grazie. Il nostro nuovo collaboratore. Davvero? Cosa fa? Sì. Monta i video. Bravissimo. Quanto lo pagate? Qualità. Ma poi la fama. Io vado solo in camper con loro, vedo i pancake, mi fanno i pancake la mattina, lui guida. Lui fa i rosini, lui fa i power. Questo posso confermarlo anch'io, che Danny mi preparava delle gran colazioni a calpe. Io già visto. Con il porridge, quello buono, al cioccolato. Io sto barattando te che sei sempre in ritardo con chi guida. La colazione. Ed è già a metà giornata. Sì, ma vecchio, dall'altra parte. Sai Alex e Danny che se ti dicono che il video deve uscire il lunedì alle 18 deve uscire il lunedì alle 18 alle 15. No, no. E con questo video è tutto, ciao. È il giardino, il cane. Tu parli così, scusa? Sì, fa così. Dai. No, ma lo facciamo uscire domani, vai tranquillo, facciamo uscire domani. Comunque ringraziamo Walter, ringraziamo tutti. Sto bello, come al solito. Faticoso. Come sempre. Però non è rotto. È andata bene. Però aspetta, fammi arrivare a casa. Oh. Con l'auto. Diciamo con la bici. Con la bici non se lo la bici è andata bene. Ti aspettiamo a Coggiola. A presto. Ti aspettiamo. Ci vediamo noi. Ah, ok, va bene, il posto l'avete. A posto. Sto bello, piano, ciao, ci vediamo.